tramite webcam connessa con i cellulari, ecco, possiamo controllare i nidi, quindi l'andamento del nido. Quindi potete seguire, insomma, che cosa succede sempre. Sì, cioè? Sì, 24 ore su 24. La presenza delle tartarughe marine nelle acque della regione Lazio non è una novità, ma la nidificazione in realtà rappresenta un elemento di grossa novità. Il primo nido di tartaruga marina nella regione Lazio lo abbiamo registrato solo nel 2016. Per i primi 4 anni praticamente abbiamo avuto un nido, al massimo 2 all'anno. L'anno scorso c'è stato un primo aumento, 6 nidi, quest'anno addirittura 10, quindi l'andamento è esponenziale. La presenza delle tartarughe è dovuta soprattutto al riscaldamento dell'acqua, che è una conseguenza del global warming, quindi del riscaldamento totale globale del pianeta. Stanno lasciando i siti, diciamo, classici, quelli della Grecia, della Tunisia, della Turchia, e stanno risalendo lungo il Mediterraneo. Mediamente in un nido ci sono dalle 60-66 uova fino alle 117-120 uova. Quando prevediamo la schiusa di un nido, ecco, si monta il campo H24 costituito da un gazebo alla schiusa dei neonati di tartaruga marina. Verranno prese le misure morfometriche pesati, perché comunque servono dei dati sia per la statistica che per la ricerca scientifica, e poi vengono indirizzate verso il mare. Accanto alla bella notizia delle tartarughe marine che nidificano e nascono sulle nostre spiagge, che è un evento estremamente bello da un punto di vista emotivo, registriamo, però siamo costretti a registrare un segnale di criticità, di pericolo. La vera criticità sta nella tempistica con cui queste variazioni della temperatura si stanno attuando, perché l'aumento di temperatura che registriamo intorno almeno ai 2 gradi, almeno per quanto riguarda il Tirreno, le temperature del Mar Tirreno, si è registrato negli ultimi 20 anni, 30 anni, quindi è sicuramente un segnale di pericolo. I cambiamenti climatici non sono solo i poveri orsi polari che perdono il ghiaccio dove stanno, nei nostri mari cominciano a trovarsi delle specie aliene, molto spesso vengono con le acque di zavorra delle navi, e qui quelle specie che in un altro momento non avrebbero avuto possibilità di attecchire, invece attecchiscono. Ecco, il granchio azzurro è uno di questi alieni che stanno facendo strage della nostra fauna ittica.